capitare di passare una settimana difficile, piena di critiche a un mercato di riparazione che non ha portato al Toro la tanto attesa punta centrale, e poi ritrovarsi a vincere una partita dopo più di 3 mesi grazie agli attaccanti della promozione in A di 2 stagioni fa. Un ritorno al passato che fa tirare un sospirone di sollievo novellino, che manda subito in campo i nuovi arrivi Pisano e Diana e fa la scelta giusta in avanti affidandosi agli eroi di giornata Rosina e Stellone. Ulivieri, che non può ancora contare su Makinwa, punta tutto su Ceravolo con Brienze e Vigiani in appoggio. I primi minuti sono un incubo per i granata, costretti a vedere ogni calcio piazzato della regina trasformarsi magicamente in un pericolo per Sereni. Cirillo sfiora il vantaggio di testa sulla punizione di Cozza quando non è nemmeno trascorso un minuto dal calcio d'inizio. Poi tocca a Tognozzi sull'angolo di Brienza, che al quinto ci prova direttamente, ma Sereni non fa troppa fatica a respingere. 30 secondi dopo Cozza tenta addirittura il tiro dalla bandierina, il portiere granata deve salvarsi in angolo. Sembra l'inizio di un dominio della squadra di Ulivieri e invece segna il Toro. Lazetic parte palla al piede, Cirillo entra in scivolata e Morganti indica il dischetto. L'ex difensore del Levante è ancora letale nella sua area come a Empoli, ma questa volta il replay gli dà una mano mostrando il suo piede che tocca il pallone. Rosina dal dischetto spiazza Campagnolo, passano solo 11 minuti e Grella, sbagliando il tiro da fuori, permette a Stellone di realizzare uno splendido gol, il primo per lui in stagione, con un preciso sinistro dal limite. A inizio ripresa il Granillo se la prende di nuovo con Morganti per un abbraccio Pisano-Vigiani, prima che Ulivieri decida di rivoluzionare la regina con gli ingressi di Amoruso e Alfredson per Vigiani e Tognozzi, e le cose sembrano andare molto meglio. 14esimo, angolo di Brienza, sponda di Missiroli e testa di Amoruso, che segna così il suo 6° gol stagionale e fa sognare i suoi la rimonta. Un minuto dopo si traveste anche da assist man per Brienza, che sfiora il pareggio prima che lo stesso Amoruso venga fermato da Sereni a pochi metri dal raddoppio. Ma al Torino, per mettere fine all'assedio, basta un'intuizione di Rosina, che lancia Comotto, Valdez lo spinge e Morganti da un altro rigore ai granata. È sempre il capitano a segnare dal dischetto il suo 6° centro in campionato, quello che chiude la partita e fa sprofondare la regina al terzultimo posto. Il Toro invece, con la 3ª vittoria del suo campionato, la prima in trasferta, si lascia 5 squadre alle spalle. Viste le premesse, un'impresa di tutto rispetto.